Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento degli eventi culturali del Meeting del Libro Usato. Per chi fosse qui per la prima volta, vi ricordo che questo evento interessa la città di Brescia e ormai gran parte della provincia, si rivolge a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, offrendo la compravendita dei libri di testo scolastici al 50% dei prezzi di copertina. Tutto questo senza fini di lucro. Ogni anno il meeting propone anche una serie di appuntamenti culturali, come quello appunto di stasera, tutti con lo scopo di approfondire un tema che ruota attorno a un titolo. Quest'anno questo titolo è «Quando ho incontrato Cristo, mi sono scoperto uomo». È una frase pronunciata da Mario Vittorino, retore romano del III secolo, convertitosi poi al cristianesimo. E la scorsa settimana è stato con noi il dottor Alberto Anelli per aiutarci ad approfondire il significato di questo titolo, in particolare alla luce delle sfide della contemporaneità. Stasera è qui con noi per regalarci la sua testimonianza Mireille Yoga, da Yaoundé, Camerun. È la responsabile del Centro Edimar, un'opera educativa, prima ancora che assistenziale, che dal 2002 è diretta da padre Maurizio Bezzi, missionario del PIME. Ogni giorno il Centro Edimar accoglie circa 160-170 ragazzi di strada, adolescenti e giovani, che vivono alla giornata e che qui trovano medicine, igiene, occasioni di svago, ma anche occasioni di formazione, penso alla scuola di alfabetizzazione pomeridiana. Quello che gli viene proposto è però innanzitutto l'amicizia stabile con padre Maurizio, con Mireille e con i loro collaboratori. Quindi ringrazio Mireille per aver accolto il nostro invito e di essere qui a raccontarci la sua storia. È un piacere per me lasciare che ad introdurre questo incontro sia Alberto Mina, che è un amico del Movimento di Comunione e Liberazione, che ringrazio di aver accolto il nostro invito, che introduce la testimonianza e ci aiuterà a dare innanzitutto una cornice al racconto di Mireille, spiegandoci proprio le ragioni, aiutandoci a capire le ragioni che sottendono la sua scelta di accogliere la sua esperienza e la sua proprio vocazione all'interno dell'esperienza educativa del Centro Edimar. Lascio quindi spazio ad Alberto. Chiedo a tutti di spegnere i cellulari e ricordo che al termine degli interventi sarà disponibile in sala un microfono per eventuali domande o osservazioni. Quindi lascio la parola ad Alberto. Grazie, grazie mille Ilaria. No, io dico solo due parole, ma sono molto fiero di poterle dire, nel senso che io conosco Mireille e padre Maurizio da 3 anni soltanto, ma sono diventati un elemento molto importante per me e per la mia famiglia, perché abbiamo, attraverso l'incontro con loro, trovato un punto di amicizia che ci aiuta a vivere la nostra fede. E questo è il punto che io ci tengo a sottolineare sempre molto, cioè che l'incontro con Mireille e con padre Maurizio non è tanto l'esito di una nostra ricerca di un punto del terzo mondo da aiutare o di sviluppare un'opera caritativa, eccetera, ma è stata la non voluta, casuale conseguenza di un incontro che mi ha molto sorpreso e ha anche poi sorpreso mia moglie, poi i miei figli, poi i miei amici, eccetera. E ci ha sorpreso per un aspetto che era per noi inatteso, cioè il fatto che in un contesto così diverso dal nostro, vedere persone, e Mireille in particolare, vivere l'esperienza stessa che viviamo noi. Io e mia moglie siamo in Comunione Liberazione, siamo stati cambiati da questo incontro nella comprensione del fascino che la presenza del Signore ha nella nostra vita, e ci siamo, da quando ci siamo conosciuti, abbiamo trovato in loro, in Mireille, in padre Maurizio, un aiuto a vivere questa esperienza, a rendersi conto di come sia vero che l'umanità fiorisce, come dice Vittorino, fiorisce nell'incontro con questo Signore, e che l'incontro con Cristo determina la comprensione di sé e introduce a un modo di stare di fronte alla realtà con un atteggiamento che
io vedo tantissimi Mirei, poi sono molto contento perché quando viene qua andiamo in giro a fare il tour, io dico il Mirei Tour, Italian Mirei Tour, io mi sento l'agente dell'Italian Mirei Tour, ma la sento tante volte parlare e sempre mi sorprende questo fatto, e cioè che l'incontro con questa presenza misteriosa che è il Signore genera un atteggiamento, uno sguardo nei confronti della realtà che parte come umiltà di fronte al mistero. E in fondo questa familiarità col mistero, io lo vedo in lei tantissimo, che è da lì che nasce la fecondità, è da lì che nascono i rapporti, non dal fatto che abbiamo qualcosa da insegnare a qualcuno, abbiamo qualcuno a portare, non so, quello che noi siamo, no? Ma siamo convocati da qualcuno. E che quindi il grande aiuto che noi ci possiamo dare è stare davanti a questo Signore misterioso e buono, ma anche potente, che ci chiama e ci fa fare una strada che non sappiamo definire e poi ci porta, dicevo l'altro giorno a Padre Maurizio, ma chi l'avrebbe mai detto che io mi sarei occupato del Camerun, che adesso mio figlio più grande vuole andare in Camerun, e dopo che facciamo da 3 anni tutti questi giri lui mi ha detto allora c'ho il biglietto, gli ho detto ehi calma, adesso aspetta un attimo che ragioniamo, cioè per dire come sempre il mistero ti sorprende, perché poi comunque se tu inneschi una miccia non sai dove ti porti, come dice il nostro padre Dante Picciol Favilla Granfiamma II. E quindi da una piccola scintilla può nascere un incendio molto grande. Quindi io non ho niente da dire oltre questo, cioè abbiamo fatto un'associazione con degli amici per condividere questo cammino con Padre Maurizio Mirei, condividere questo cammino di convocazione che il mistero fa a noi. Quindi una condivisione perché ci aiuti a rispondere, e da questo parte poi anche il fatto che poi ci si aiuta, se ci cerchiamo di raccogliere soldi, loro sono in una situazione, come capirete, dove c'è bisogno di tutto sempre. Però il nostro problema come amici di Mirei e di Padre Maurizio non è tanto risolvere il problema dell'opera, anche perché quest'opera c'è da 30 anni in un certo modo, da 17 o 20 in un modo più stabile. Non è nata con noi, non sarà sostenuta da noi, cioè non saremo noi che risolviamo questo problema, e però volentieri l'aiutiamo, cioè, e vi dirò poi alla fine anche dei modi concreti per aiutarla. Però vorrei solo specificare che non è questa la scintilla, non è questo il punto di partenza, per cui oggi sono qui con grande gratitudine anche a Ilaria, poi ho conosciuto la sua famiglia, si vede questa dedizione e disponibilità a un altro. Ecco, siccome l'unica cosa che mi interessa nella vita è questo, cioè rispondere a questo che ci chiama, trovando qui un aiuto prezioso, io volentieri metto in moto le energie che ho per condividere, per camminare insieme. Per cui da 3 anni siamo amici, e quindi questa amicizia, diciamo amicizia ideale, ma ideale nel senso non che ideale che non ha difetti, ma ideale nel senso che riaccende sempre l'ardore per l'ideale, e l'ideale è questa presenza misteriosa, buona, che si fa riconoscere ma che comunque non puoi mai definire. E quindi diciamo è questo il punto che io penso possa essere anche il contributo più bello da dare a questa frase di Vittorino, no? Cioè io imparo da Mirei e Padre Maurizio come è vera quella frase di Vittorino, e lo imparo vedendo un'esperienza che illumina la mia, mi fa capire di più la mia, mi fa amare di più la mia. E quindi sono proprio fiero di essere qui, sono molto grato a Ilaria, al vostro centro culturale, che fate un'iniziativa così. Come si fa a fare un'iniziativa di questo tipo, no? Pensando a tutto quello che succede, sembra che tutti se ne freghino cosa sia l'uomo, a passare del tempo di una sera così e a dare la disponibilità a loro che ce lo insegnano e sono maestri per noi. Grazie mille. Buonasera a tutti. Grazie a Ilaria per questo invito
E cioè sono un po' quando qualcuno mi chiede di condividere la mia esperienza di vita, mi viene sempre il desiderio di dire, vorrei dirlo in una piccola canzone per dire un po', per cominciare. Così vorrei dire al Signore: io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. È così che il titolo di questo incontro, quando ho incontrato Cristo, mi sono scoperto uomo. È una verità, è quello che ho sentito nell'incontro, perché sono nata in Camerun, sono camerunese, sono nata in una famiglia di 8 figli, 7 maschi, ero l'unica femmina, e mio papà era catechista. E a casa nostra, sempre alle 4:30, più tardi alle 5, svegliare tutti i bambini, perché eravamo 8 figli, ma anche cugini. A casa nostra 20-25 persone, una volta 30 persone abbiamo a casa. Allora ogni mattino lui diceva: alle tutti, svegliatevi, facciamo la preghiera. E era sempre rosario, lettura del giorno, preghiere lunghissimo, e sempre non mi piaceva più di fare la preghiera a casa. Allora un giorno è venuta a casa nostra una suora che mi ha ascoltato cantare nella lingua, perché in Camerun ci sono più di 230 dialetti, e ha ascoltato cantare nel nostro dialetto e ha detto: ma vieni alla parrocchia che sto facendo un coro in tutte le lingue di Camerun, vieni a imparare nella tua lingua. Sono andata per cantare, non volevo sentire la preghiera. Allora alla chiesa c'erano due ragazze molto amiche, molto felici, molto insieme. Io non avevo l'esperienza di un'amicizia con le ragazze, perché era sempre maschi, ero sempre tra i maschi. Allora vedere due ragazze così insieme, mi è venuta una grande curiosità, ma non avevo la possibilità di chiedere perché siete così, perché ogni volta dopo il coro lei andavano velocemente. Un giorno ho detto: devo capire dove vanno queste ragazze, e sono andata dietro di loro correndo e ho detto: dove andate così? Mi hanno risposto: vieni e vedi. Sono andata, la curiosità era troppo grande. Sono andata e mi sono fermata in un gruppo di persone molto gentile. Ciao, come sta? Un'accoglienza che non avevo mai visto, caloroso, bello. A un certo punto ci sono fermate, hanno cominciato a pregare e mi sono detto: qui si parla ancora di Gesù. Ma era un Gesù che era un Gesù che non era più, parlavano di Gesù, ma non era più un Gesù che devo fare Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, 10 volte. Ma era un Gesù che mi faceva guardare intorno a me, che mi faceva guardare me stesso, che faceva guardare i miei genitori, che mi faceva guardare la mia realtà, che mi faceva un Gesù che mi faceva, che diceva:
che i miei genitori sono donne, i miei fratelli, perché da più di 19 anni che avevo, non avevo mai detto grazie ai miei genitori, perché era sempre perché avete fatto così tanti figli che non posso avere scarpe, che non posso avere, perché mio papà diceva la scuola basta, pago la scuola e le quaderni, i libri per la scuola, quando sarei grandi allora uno può lavorare e avere quello che vuoi, ma adesso l'unica cosa è mangiare e andare a scuola. E non era mangiare una cosa buona, era mangiare le cose, perché siamo la gente, tante gente. Allora sempre mi dicevo perché. Allora questo incontro per la prima volta mi ha fatto vedere il sacrificio dei miei genitori e capire la loro generosità e il cuore grande, perché avevo dato la possibilità a alcuni giovani della famiglia di andare a scuola, di rimanere a casa nostra. Allora è diventato l'inizio per me di uscire di me stesso, di uscire dalla mia realtà per vedere come il mondo è grande, di vedere come la vita è diversa, di vedere come vicino a me ci sono le persone che hanno bisogno. Ho ascoltato in questo gruppo di persone, era il movimento Comunione e Liberazione con il padre Maurizio Bezzi, ho ascoltato che la mano che mi ha fatto è la stessa mano che ha fatto lui, allora tutti sono i doni del cielo. Era, allora Gesù è diventato uomo, c'era cose veramente che più andavo davanti a ascoltare, più il mio cuore era più aperto. E ho ascoltato parlare della caritativa, sono andata un giorno per capire cosa è la caritativa, ho ascoltato che c'era non lontano dalla nostra casa una donna cieca, paralizzata, che aveva già fatto 2 anni senza avere una doccia. Sono andata e davanti alla porta un odore incredibile. Sono rimasta così, eravamo 2 ragazze, così per entrare ho detto ma c'è qualcuno qui? Lei dice sì, c'è. Siamo entrati così, c'era sul letto tranquilla questa donna, con un letto di paglia, che faceva tutto lì, la pipì, tutto era sul letto lì, i cimici erano sul letto, anche su lei, sul materasso, tutto. Sono rimasta così, a un certo punto le parole che ho ascoltato dell'incontro di Gesù che è fatto, che tutte queste cose mi hanno fatto capire che lei respira. E lei non ha messo la sua mano così sul naso, lei respira. Allora mi sono detto, posso anche me respirare come lei. Ho lasciato la mia mano e abbiamo detto, facciamo pulire tutto. Sono andata alla parrocchia a chiedere un altro materasso, buttare tutto via, lavare tutto. Quando l'acqua ha cominciato a toccare questa donna, lei piangeva perché l'acqua era così. Ho cominciato a mettere piano fino alla testa, che l'acqua sul corpo era per me una scoperta. Quando ho visto anche nel titolo che avete scritto, che ho visto qui, che ho imparato che nessun uomo è un scarto. Allora ho capisco questa, che nessun uomo, mi sono detto, oggi ho scoperto il senso della mia vita. C'era una
gioia grande, perché la persona, la donna che era prima, non era più questa donna dopo, era una donna che voleva, come si dice, le capelli, allora mi sono detto, il sentivo nel mio cuore il desiderio di andare a togliere nella merda i figli di Cristo, perché ci siamo fratelli. Allora volevo andare dove io penso che nessuno possa andare. Sentevo le mie mani come qualcosa che devo andare a togliere, perché la gente ha paura di andare nella merda. Io mi dicevo, sentivo questo desiderio di farlo, e mi sentivo una differenza, perché i miei fratelli bravissimi non potevano fare una cosa. Sono tornata a casa felice di aver fatto una cosa che nessuno a casa nostra poteva fare. La realtà a casa, nella nostra cultura, è che quando uno è così, è una stregona, è una maledetta. Quando sono tornata a casa e che ho detto alla mia mamma, guarda cosa ho fatto oggi, lei mi dice, rimani fuori, perché sei andata a togliere la maledizione per entrare a casa. Rimani fuori, fuori, fuori. Prima devi avere i riti per togliere questa maledizione su di te. Sono rimasta fuori, ma felice. E quando è tornato mio papà catechista, ho raccontato, hai fatto così? Sì, vieni, vieni, vieni la mia figlia. Per la prima volta papà aveva... Sono entrata con lui e ho cominciato a parlare di Don Giussani, di Gesù. Tutti questi anni che lui voleva che capisco Gesù, diceva, allora era veramente l'incontro con un Cristo che era un fratello, un Cristo che era la mia realtà, un Cristo che potevo toccare, un Cristo che potevo sentire in un abbraccio. In questo gruppo di persone ho avuto l'esperienza di essere amata, abbracciata come non avevo mai, perché a casa nostra non c'era la cultura di abbracciare, di portare un figlio, di fare, no? Ma sono entrata a casa con il desiderio di abbracciare la mia mamma e dire grazie. Ma cosa succede? I miei fratelli, ho portato questa cultura a casa nostra, di poter vivere un po' così. Questo era l'incontro con Cristo che ha cambiato tutto, perché da questo momento non ho più... ogni sabato era il giorno per me di uscire. Ero più frequentavo. Frequentavo il gruppo di queste persone, più mi veniva il desiderio di uscire. Allora ho cominciato a gustare alla libertà, perché la cultura, ho cresciuto nella cultura di paura. La paura di stregone, la paura di una vita di paura, deve fare sempre dire attenzione a un amico, perché un amico può portarti lì, attenzione a questo, attenzione a questo. Ho cominciato a sentire una libertà. Allora il secondo punto che volevo condividere con voi dopo l'incontro è questa libertà che mi ha liberato della paura. Libertà perché ho cominciato a fare l'esperienza di non avere, di entrare, una che la gente non va perché lei è una stragone, potevo andare senza avere paura. Allora, a 21 anni ho avuto colui che è mio marito oggi, è venuto per chiedere il matrimonio, che voleva sposarmi. La prima risposta era no, perché il matrimonio è diventato, per me, da noi il matrimonio è la donna deve obbedire, il marito è il capo,
il marito che dice cosa fare, come fare, posso dire a una donna fermati lì. Allora non volevo più che qualcuno mi ruba questa libertà. Essere con un marito era di dire che non posso più andare nella merda o andare alla scuola di comunità o andare, perché volevo obbedire a tutte le cose che il movimento diceva di seguire. Ho detto no, un anno, due anni. E quando lui era sempre lì a dire che ti aspetto. Allora, una volta che ho detto che devo mandare questo ragazzo lontano, perché è più facile per me di essere suora, perché suora ha questa libertà di andare verso la gente, più di matrimonio. Allora, quando sono andata verso lui per dire che perché tu rimani sempre lì, allora che io non voglio sposarti, lui mi ha detto io vorrei sposarti, non troppo perché io vorrei sposarti, ma l'unica cosa che so è che ti voglio un gran bene e ti voglio, che per una ragazza lasciare che uno li ama è una cosa bellissima, perché uno che ti ama è capace di fare di fare che tu li ami, non so se mi... Ma se tu sei innamorata di qualcuno che non ti ama, devi soffrire. Mi ha fatto ha detto una cosa un po' che mi ha fatto pensare, ma perché? Perché lui è sempre lì? Perché? Perché da tutto questo tempo che io non vuole, lui è lì? Cosa mi vuole il Signore? Cosa vuole fare di me? Ho detto, guarda che questa ragazza che tu vuoi sposare è una ragazza che non era così prima. Questa ragazza è una ragazza che è nata dell'incontro con un movimento che si chiama Comunione Liberazione. Allora, essere la tua sposa è essere nella prigione, essere è un matrimonio con te e lasciare questa storia che ha fatto che sia come io sono adesso. Ma lui mi dice, non è un problema se tu vuoi capire un po' di più la tua esperienza. Allora ho detto che non so, l'unica cosa che io so è che vorrei vivere dell'incontro con Cristo. E ho detto, non so, se Dio vuole che rimaniamo, che siamo marito e donne, non so. Allora, diciamo, andiamo, non so cosa succede, non so cosa il futuro, come sarà il futuro. Allora, ho detto, piano piano ho detto, era un po' le prove di capire se veramente la possibilità, per la cosa che voleva il Signore per me. E una volta ho detto, allora dobbiamo rimanere così senza rapporto sessuale fino al matrimonio. Sapevo che dire una cosa così e buttarlo via definitivamente. Quando ho detto rimaniamo così fino al matrimonio, ha detto non è un problema, non è per me, non. Ho detto ok. Sapevo che dopo qualche mese sarà stanco e è rimasto sempre. Allora, fino al giorno dopo un anno e mezzo, giorno del matrimonio, anche lì, matrimonio tradizionale, ho pensato, ma Dio, non avevo una grande difficoltà, non sapevo perché, non potevo dire perché. Allora, durante il matrimonio tradizionale, ho detto a mio papà che deve bere un vino bianco per un segno di matrimonio.
quando questo vino bianco mio marito deve dare a me e io a mio papà. Quando mio marito mi ha dato, ho detto a mio papà, guarda che non sono capace di dire che bevi questo vino per il matrimonio di questo ragazzo e me. Non so se il Signore, se è la strada che vuole il Signore per noi, lasciamo a Lui. Se tu senti, sento di te, in te che possi bere, perché allora bevi, ma se io non posso dire che bevi perché lo conosco. Allora mio papà ha detto che se lui, la famiglia vuole che lui diventa il papà di questo ragazzo, allora possa bevere perché diventa il papà. Allora è stato un momento molto forte per il nostro matrimonio, perché mio papà ha aiutato a cambiare. La mamma di mio marito è diventata la mia mamma davanti a tutti, tutta la famiglia, e la mia mamma è diventata la mamma di mio marito davanti a tutta la famiglia. Per me è stato un punto molto importante, perché ho abbracciato questo giorno la mia suocera dicendo: Signore, era per me come una nuova nascita. O chiedo la forza di amarla come io ho amato la mia mamma, tornare e lasciare la mia mamma nel cuore del mio marito e amare questa mamma che veniva a me. Allora è stato un momento molto forte, molto, che ha vinto un po' la cultura ambiente. C'è tante cose a dire, ma allora nel questo è stata una cosa importante, perché durante dopo il matrimonio abbiamo avuto il problema di avere figli. Dopo 4 anni non c'era figli, ospedale, cercare, ma questi momenti senza figli sono diventati anche una strada dove possiamo capire che il nostro matrimonio è voluto, è il Signore che ha voluto questo matrimonio. Allora perché Lui vuole che possiamo vivere questo matrimonio senza figli? Da noi vivere un matrimonio senza figli è come un albero che non ha frutti, tutta la gente ti mostra con le dita, e la vergogna di più sul marito, e la donna, lui, la gente, anche la famiglia è di dire che butta via questa donna che non può dare un figlio e cerca un'altra. Era anche la mia mamma che piangeva sempre, perché la mia famiglia si ferma con te, perché devi venire con me a vedere le stragonie, perché la maledizione che hai preso su di te era un casino incredibile. Allora, dentro questo casino, nostro incontro, nostro cammino, la certezza di nostro matrimonio, che abbiamo fatto l'esperienza di cosa vuole tu, Gesù, per noi, ha fatto che dentro questa situazione siamo rimasti più insieme, più attaccati l'uno all'altro, era più difficile, più c'era un'amicizia, un desiderio di essere attaccati, che nessun parole non viene dentro, che nessun persona viene dentro, che niente, solo Cristo che possiamo abbracciare nel matrimonio, che sia solo Lui dentro questo matrimonio. Dopo 11 anni così, un giorno qualcuno, la nipote di mio marito, che si drogava, che rubava, una vita un po' così, ha avuto una figlia e ha detto, mi ha chiamato, ha avuto la figlia verso le 12, mi ha chiamato verso le 2 e mi ha detto: ascolta Mirei, ho avuto una figlia, non so cosa fare con lei. Ho detto: dammi la figlia.
sono andati a prendere la nostra prima figlia alla nascita così. Ho detto a mio marito, abbiamo una figlia. Lui mi dice, andiamo che abbiamo una figlia. Siamo andati, era il primo, era lui di prendere nei suoi bracci la bimba. Non ho mai dimenticato perché è rimasto con la bimba così, fino alla casa, fino a tutta la notte, siamo rimasti senza chiudere gli occhi, senza dormire, perché abbiamo una figlia, abbiamo una bimba, siamo diventati genitori di un giorno. Allora è diventato per noi l'esperienza di un matrimonio a casa nostra. Ma prima di questa c'era già l'esperienza del matrimonio che avevo ricevuto con Centro Edima, con la chiamata di Padre Maurizio, che mi aveva detto, Mireille, vieni a Yaoundé, che sto facendo un centro per l'accoglienza dei ragazzi di strada. Mi sono detto, ragazzi sulla strada, ma come ragazzi sulla strada? Ma certo che sono ragazzi sulla strada, non sapevo che in Camerun, a Yaoundé, c'era ragazzi sulla strada. Lui mi ha detto, vieni, non rimane lì a piangere ogni giorno, che guarda che la vita è... Vieni. Ho detto a mio marito, io vado a Yaoundé con Padre Maurizio per accogliere i ragazzi sulla strada. Lui mi dice, non è un lavoro, devi cercare il lavoro. Ho detto, vado a capire come fa una donna a lasciare suo figlio sulla strada. Io vado. Sono andata e non sono più mai uscita, sono rimasta sulla strada. Sono rimasta sulla strada per, come diceva Padre Maurizio, la maternità non è solo una maternità naturale. Il Signore ti chiama a una maternità grande. Guarda tutti questi figli, guarda, ma vai, la vita non si vede con le lacrime negli occhi, vai. Ho detto, certo che sulla strada ero così, come ti chiama, perché sei così. Era l'inizio di un'avventura nel cuore dell'uomo, nel mio cuore, nel cuore dell'altro, nel cuore che cercano una... tanti cuori che gridano e che cercano, il mio cuore che grida, il desiderio di cogliere, di avere un bambino, e il loro cuore che grida, il desiderio di avere genitori. Ma ero nella notte, sulla strada, ero così. E un giorno un ragazzo mi ha preso a parte nel buio, mi ha detto, vieni un attimo. Sono andata e lui mi ha preso un coltello lungo così, mi ha messo il coltello sulla pancia e mi ha detto, non piaccio le donne, non amo le donne, è una donna come te che mi ha fatto nascere, non so, non la conosco, posso essere tu, allora questo coltello è per te, per quella che mi ha fatto nascere, perché lei mi ha fatto nascere, che io non la conosco. Sono rimasta con coltello sulla pancia, ho guardato le sue occhi e ho visto un dolore, sono rimasta così e ho detto, se tu mi fai entrare il coltello, non ti dà una mamma, non ti dà niente, la vita continua e non è un problema, la gente piange poi basta, ma te, non posso rispondere alla tua dolore, anche io è la stessa dolore che mi ha buttato qui sulla strada, io ho la stessa dolore che te, se tu vuoi cerchiamo insieme le risposte, ma io non posso dare a te una risposta, chiede a colui che ti ha fatto nascere perché sei nato, io non so. Lasciato il coltello e mi ha detto che hai fatto la prigione perché tu mi hai... Era per me la... Perché Padre Maurizio diceva,
essere davanti ai ragazzi di strada senza avere un piano di qualcosa a fare, ma lasciare che loro ti fanno capire cosa volano. Allora per me è stato, questa parola è stata vera, perché ho visto la vera, il vero desiderio, il vero bisogno. Non era un bisogno di vestiti, di mangiare, era un bisogno, un desiderio che faceva morire il cuore dentro, piano, 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 piano. Allora ho avuto ancora più il desiderio di essere con loro, perché per abbassare un po' la dolore e lasciare che su di me possano piangere, che su di me, che le mie mani possano toccare loro, che lasciare che, posso, che la mia vita, di condividere questa vita che mi sono scoperta, ho scoperto che sono molto fortunata, perché c'è la mia famiglia, c'è i miei genitori, tutti questi amici che mi amano, ma loro, volevo portare tutta questa bella vita che avevo dentro la loro merda e essere con loro. Per, allora per me è stata una cosa molto bella, la scoperta della mia maternità. È così che ho cominciato a portare a casa mia alcuni ragazzi di strada, fino a anche un giorno dove ho scoperto ancora una cosa che sempre mi rimane nella testa. Un ragazzo, perché ogni sabato giochiamo a calcio, e questo sabato dopo calcio mi dice un ragazzo: Mire, posso venire con te a casa tua? Certo, andiamo. Abbiamo pagato il pullman, siamo andati a casa mia. Quando, perché lunedì ero, da lunedì a sabato ero a Yaoundé al centro, e da sabato a domenica a casa. Allora sono tornato con lui a casa, e quando arrivo a casa sempre mi vado a sedere nelle braccia di mio marito, rimanere un po' lì prima di fare qualcosa. Sono arrivata, sono andata a sedere nelle sue braccia, e quando mi sono svegliata, sono alzata, non so più dove sono andata. Quando torno trovo che anche questo ragazzo è nelle braccia, sulle ginocchio di mio marito, più di 24 anni. Oh, sono rimasta così, e mio marito l'aveva preso. Quando siamo rimasti tutti e due con mio marito, ho detto: perché hai portato questo ragazzo? Mi ha chiesto di portarlo, e ho fatto. Ho detto: Signore Dio, Signore, dove sono? Dove sono con questi ragazzi che hanno? Ho capito di più quando, nel viaggio di tornare a Yaoundé al centro, ho chiesto a questo ragazzo: perché sei andati nelle braccia di mio marito? Lui mi ha detto: volevo gustare alla tenerezza di un padre. Ok, wow. Poi, Centro Edima è diventato per me questo luogo dove, con mio marito che non cercava, ma che vedeva come la mia vita era cambiata, vedeva come sono diventato, perché prima ero sempre a piangere a casa, prima dell'incontro con l'esperienza dei ragazzi di strada, ero sempre a casa a piangere, a aspettare ogni mese che viene le mestruazioni, a aspettare che non viene. Quando ho cominciato questa realtà che non c'era più pianto a casa, c'era a raccontare che guarda questo ragazzo con questo, guarda la storia di quello che, guarda, allora per lui era qualcosa di bene, perché non deve più dire non piange, lascia, così. Allora,
la libertà che ho avuto è quella, l'incontro con Cristo mi ha fatto così gustare a questa libertà di camminare, di cominciare a camminare senza abbassare le teste, perché la gente dice che non ho figli, di cominciare a camminare senza, fino a, perché prima dell'incontro c'era la mia mamma e voleva sempre portare i figli a fare i riti che stragoni non possano entrare su di noi. Allora era anche per me questo incontro l'ultima volta che è venuta una stregona un incontro familiare, perché da noi è lei che viene, che possa capire cosa gli anziani pensano per dire a noi, per preparare il futuro. Era una ginnastica un po' di spiriti così. Allora, l'altra libertà che ho sentito nel mio cuore è di non avere più paura di queste persone. Perché durante un incontro così, come quando è venuta una stregone per parlare così, ho preso prima il mio rosario e ho chiesto la forza di rimanere davanti a lei e di chiedere: ma perché sei così cattiva? Perché? Allora è una storia anche un po' lunga, ma la liberazione di questa paura ha fatto anche avere le amicizie. Perché era difficile di avere un'amicizia, perché è di avere paura. Allora ho fatto l'esperienza con un'amica che avevo una difficoltà a amarla. Era anche un'amica del movimento, ma quando si diceva le cose avevo un po' la difficoltà a amare questa ragazza. Allora un giorno era il suo compleanno, lei è venuta con una torta nel coro e ha detto: chi vuole fare una canzone per me? Ho detto: io, perché volevo mendicare la possibilità di amarla, volevo essere capace di amare uno che con la mia forza non posso amarla, ma avevo il desiderio di chiedere aiuto. Allora ho fatto una canzone, io vorrei volerti bene, ho fatto questa canzone questo giorno. E quando ho fatto questa canzone per lei, ho sentito una grande libertà di guardarla e poter abbracciarla senza più questa cosa che mi bloccava. E la cosa che mi ha toccato di più nell'esperienza dell'amicizia, che amici sono doni, non solo perché noi vogliamo e i nostri desideri, ma perché è qualcuno che ha dato. Lei è stata malata, aveva un cancro del seno, il cancro è andato davanti, lei è stata all'ospedale e mi hanno chiamato che lei è all'ospedale, che lei non va bene. Sono andata all'ospedale, questo giorno sono rimasta vicino a lei, vedevo come lei cercava di respirare, e ho detto: Evelyn, chiediamo alla Vergine di aiutarci a respirare. Ho sentito il desiderio di volere che lei sia bene, potevo respirare, ma lei non riusciva a respirare. Allora chiediamo alla Vergine di aiutarti a respirare. E lei ha detto che la Vergine è vicino a me. Ho detto: non lasciala così vicino, chiede che lei entra nel tuo cuore dove è difficile di respirare. Tu vuoi che ti aiuto? Lei mi dice sì. Allora facciamo discendi Santo Spirito, così con lo Spirito Santo ti aiuto a... Lei mi dice ok. L'ho preso così nelle mie braccia e abbiamo cominciato a fare dicendo Santo Spirito tutti e due insieme. Lei si è addormentato su di me
e continuava a cantare, cantare, fino la sua bocca è fermata, io continuavo da sola, è entrata un'amica che ha guardato così e mi ha detto, Mireille, sì, non volevo parlare perché lei dormava, è morta. Ho detto no, lei dorme, è morta. No, Evelyn è morta. Era morta. La una chiederei al Signore il desiderio di amare come Lui ama, che lei è venuta a dormire l'ultima volta su di me. Ho detto, Signore, chi sei tu? Cosa questa vita? Cosa questa esperienza? Ma devo finire perché parlo troppo, troppo. Allora, tutte queste cose sono per me il centuplo. Per me l'incontro con Cristo mi ha fatto vivere, fare l'esperienza del centuplo. Perché le cose sono più, le cose sono grandissime. Le cose piccole diventano grandissime. Come questo ragazzo di 6 anni, l'ultimo che è venuto a casa nostra, che si chiama Mohamed, che ho incontrato un giorno al mattino al centro. E ho detto, Mohamed, chi è questo ragazzo? Perché un piccolo ragazzo così viene al centro? E lui mi dice, sono Mohamed, sono con mio papà. Dove è tuo papà? Lì. Ma perché sei qui con un ragazzo? Dove è la tua mamma? La mia mamma, quando sono nato, la mia mamma mi ha messo in un tappeto e mi ha buttato in un pozzo. Lei voleva morire, ma il Signore non ha voluto. E mio papà ha buttato tutta la sabbia su di me, mi ha portato all'ospedale. Per un ragazzo di 6 anni, meno di 7 anni, ascoltare così, no, non è vero. Sì, chiedo a mio papà, chiedo a mio papà. L'ho portato, sono rimasta tutta questa giornata con lui. Alla fine della giornata volevo tornare a casa, lui mi dice, torno con te. Ma come con me? Vado a casa tua, ma come a casa mia? Suo papà, cosa dice tuo papà? Papà, ciao, vado con la Mireille. E suo papà, guarda, mi dice, Mireille, per favore, va con lui, va, sono sulla strada, non sono malato, non ho più la forza di camminare con lui, è un bravissimo ragazzo, va con te, sono sicuro. Questo giorno sono entrata a casa con un figlio di più. Quando arriva a casa, Signore, ho una casa, Dio, mamma, dove dormo? Dove dormo? Mamma, un letto. E 7 anni. E suo papà, che è rimasto sulla strada, dopo qualche mese è morto all'ospedale. È venuto, l'hanno portato al centro, che era già quasi morto. L'abbiamo mandato all'ospedale. All'ospedale non c'era soldi per curarlo. E sono rimasta davanti a lui guardandolo morire, perché ho cercato come aiutare con una suora all'ospedale. La suora mi dice, basta questo paese di merda, portalo alla presidenza, davanti al tuo presidente, perché sono stanco con tutti questi problemi. Affare sociale, così ci sono 50 ogni giorno. Allora, l'unica cosa che ho visto, anche la vittoria del mistero attraverso questa cosa drammatica, perché per me era molto difficile di sapere che il suo figlio è a casa mia e che sono davanti a lui e che non posso fare niente. Ma sono rimasta lì, sono rimasta davanti a lui per fare che lui possa vedere qualcosa. Sono rimasta davanti a lui dicendo, con tutta la realtà, tutte le amici che ho la certezza che sono sulla stessa strada dietro Gesù, ho portato tutte queste persone per essere davanti a lui e essere capace di guardarlo
e per dire, per chiamare, per chiedere, per mendicare che il Signore possa guardarlo attraverso i miei occhi. Se io faccio così, lui non vede più niente. Devo lasciare i miei occhi aperti che lui possa guardare qualcosa. E poi ho preso il mio telefono con le foto di suo figlio e ho detto: guarda com'è bello tuo figlio, guarda le foto. E in questo momento un sorriso, un cambiamento della faccia, qualcosa di bello, la sua vita attraverso il suo ragazzo che era bellissimo, è diventato la cosa più bella che è andato nella morte con questo e non con tutta la merda che c'era intorno. Mi fermo lì perché grazie mille. Ringrazio davvero di cuore Mirelle per questa testimonianza. Ho in mente una frase con cui in realtà ha iniziato e anche finito come la sostanza di questa testimonianza, nel senso che il Gesù che ha incontrato è proprio un Gesù concreto. Mi piace pensare che quella che ci ha raccontato stasera sia proprio prima che una testimonianza di fare cose, di portare avanti cose pratiche da fare, sia prima di tutto una storia d'amore, che è quella che ha mosso sia il suo incontro proprio con il movimento di Comunione e Liberazione, sia la sua vita con suo marito Victorien, sia poi l'esperienza con i ragazzi di strada. E penso, lo dicevo anche prima a cena, che sia capace di incantare questa storia d'amore. Prima a cena lo dicevamo proprio, che sentendo una storia così è facile rimanere completamente incantati come da questa magia. Se qualcuno avesse domande o interventi o delle osservazioni da fare, è disponibile in sala un microfono. In realtà mi sorgeva una curiosità sentendo parlare un po' dei suoi figli, nel senso che parlando di questa storia d'amore dicevo: chissà com'è stare a casa di Mirelle tutti i giorni, cosa vuol dire rispondere a questa storia d'amore, a questa vocazione, come dicevi tu, a mendicare la capacità di amare l'altro con dei figli che in questo caso proprio non sono tuoi, nel senso proprio sostanziale, mi viene da dire, no? Com'è stare a casa di Mirelle? La casa è un luogo di amore. Un luogo di amore perché quando la mia figlia, che è la prima che abbiamo adottato, che ha 9 anni oggi, pensavo prima di, come mi avevo detto Mario Di Pius, che se tu vuoi fare l'adozione per rispondere al tuo desiderio di maternità, ti metti le dita negli occhi. Ma se tu vuoi fare l'adozione per lei, per la bimba, per dare a lei, per amare la sua realtà e dare a lei una possibilità di crescere nella famiglia, vai davanti. Io pensavo prima che l'adozione era quello, era per lei, ma quando ho preso a casa nostra la mia figlia Jeremy, c'era Gabi, c'era anche Mohamed, ho capito che più passava il tempo, più mio cuore volevo vivere, attaccare a loro come mie, dicendo come sono, non era più per loro ma per me, fino a un giorno quando la mia figlia ha detto a tavola, stiamo mangiando e lei ha detto: mamma, abbiamo lo stesso cuore e lo stesso sangue. Ho avuto paura delle malattie AIDS, tutte queste malattie, epatite di sangue. Ho detto di fare attenzione al sangue, perché ciascuno ha il suo sangue, il suo cuore. Devi fare attenzione, se che sia papà, che sia mamma, il sangue, no? Sì?
quando ho cominciato a dire di fare attenzione al sangue, lui mi dice: allora, se tu non hai, non abbiamo lo stesso cuore, lo stesso sangue, tu non sei la mia mamma. Questo giorno a tavola non so più le cose che lei diceva, perché era un mondo che c'era una cugina a tavola che diceva: fermati, mangia. Non potevo, non, era tutta la realtà, tutta. Allora ho capisco che ho cominciato a vivere per rispondere al mio bisogno e non per, allora, avere questa dolore, e che ero già, non volevo ascoltare che non è, perché la il mia. Mi sono andata correndo nella camera, perché non volevo piangere davanti a lei. Sono andata nella camera e ho cominciato a piangere, perché facevo l'esperienza di niente, che il futuro, il passato, tutto là. Mio marito è venuto e mi ha chiesto: ma cosa succede? Perché tu piangi così? Avevo la dolore là dentro. Ho spiegato un po' la dolore e lui mi dice: bah, cosa pensi tu? Non abbiamo niente. L'unica cosa che abbiamo è il nostro amore. E il nostro amore, chiediamo la forza di dare senza aspettare niente. Abbiamo una casa grande. La casa grande è per accogliere, perché a casa nostra, quando non ci sono tante, non sono, quando non ci sono la gente, ci sono 10, 11. Allora lui dice: guarda, l'unica cosa che abbiamo è il nostro amore. Allora dobbiamo dare questo amore senza, chi riconosce domani bene, chi non conosce non è un problema, perché è quello che il Signore ci ha dato. La risposta mi ha fatto calmare e capire una volta di più la verginità del rapporto, di questa forma di e l'aiuto che veniva di mio marito e questo sguardo. Allora posso dire che la casa è una casa di amore, perché è una casa dove abbiamo la possibilità di toccare il mistero attraverso tutti questi, perché Mohammed è un musulmano, Gabi, la mamma o la nonna è nelle nuove chiese, ma lì con musulmano, con le nuove chiese, possiamo dire l'Angelus, possiamo essere, possiamo, è un po' così. Anche una piccola esperienza che vorrei condividere con voi: un ragazzo di strada, anche a casa nostra, sempre ci sono i ragazzi di strada, fine di settimana che vengono, possiamo mangiare sulla tavola, possiamo. E uno, dopo una giornata nel campi con lui, il giorno dopo al centro mi ha detto: Madame Mireille, vivere con te, con i tuoi figli nelle campi questi giorni è stato per me il giorno più bello della mia vita. Allora, alcuni gente con la mentalità così dicevano che la Mireille vi porta nelle campi per vendervi. Allora dovete fare attenzione, perché lui mi dice: se vendere qualcuno è così bello, vendermi così posso gustare ancora una volta questa vita. Allora è una casa dove abbiamo la certezza che il Signore ha voluto che nel questo matrimonio possiamo essere con le braccia aperte a colui che lui manda. Se
non ci sono domande, lascio anche la parola di nuovo ad Alberto, che ci dava volentieri alcune indicazioni su come è rimasta e continua ad essere generativa l'esperienza di Padre Maurizio e di Mireille. Sì, quello che dicevo prima, comunque proprio per questa, per avere uno strumento anche di condivisione, abbiamo fatto con altri amici che erano già in rapporto con Padre Maurizio e la sua famiglia, un'associazione italiana che si chiama Amici di Edimar Camerun, perché Edimar è una lunga storia, comunque poi, comunque Edimar è un ragazzo di strada, diciamo, del Brasile, che fu assassinato dai suoi ex compagni di banda, perché lui, avendo incontrato una professoressa, una maestra che l'ha portato a fare un'esperienza di fede, ha lasciato la vita da delinquente. Allora la gelosia e la perdita del possesso su di lui ha fatto sì che il suo capo l'abbia ucciso. E quando Padre Maurizio ha saputo questa storia, stava creando il centro, ha detto: ecco, intitoliamo il centro a Edimar, che è stato un martire in fondo, ed è in fondo anche stato poi un martire che ha fondato la, la casa di Yaoundé, che fu ucciso da un ragazzo, tra l'altro, Padre Yves, quando anni fa è nato il centro. Quindi proprio dire che comunque c'è un sacrificio all'origine di questo fiore, di questi fiori, non è che vengono fuori gratis. E quindi la casa, il centro si chiama Edimar e noi ci chiamiamo Amici di Edimar Camerun, appunto per distinguerci Amici di Edimar Brasile, che c'è anche là un centro Edimar. E lo scopo dell'associazione è avere uno strumento anche legale per fare delle iniziative che aiutino un po' a far conoscere la realtà, a fare del, magari anche dei progetti, stiamo valutando se fare dei progetti di aiuto, e anche per fare la cosa più semplice, che è quella di raccogliere fondi. Perché, per come potete immaginare, l'attività che loro fanno per 100 ragazzi al giorno circa, capite, non è che sono neanche ragazzi che hanno un percorso difficile, ma sono ragazzi che tu oggi ce li hai, domani forse sono in prigione, magari fra un mese sono morti. Cioè è talmente alto il rischio a cui, cioè loro hanno anche una povertà nell'aprire la porta a chi viene. Però questo, capite che dal punto di vista, se si vuole mantenere una struttura, è difficile, perché quelli non pagano mai, naturalmente. Quindi hanno bisogno di tutto, sono 12 educatori per adesso, capite che comunque sono 12 stipendi da pagare, stiamo pensando in questi giorni come fare a pagare gli stipendi di questo mese, cioè comunque non è una situazione, ci sono tanti, l'opera, come dicevamo prima, esiste da tanti anni, quindi c'è sempre stata una provvidenza molto operosa anche per il fascino che questa esperienza esprime. Però l'attrattiva, bisogna farla conoscere questa esperienza, quindi l'associazione serve un po' per far conoscere, quindi chi vuole può dare, non so se a te Ilaria o chi, il proprio indirizzo email, lo inseriamo nella mailing list dell'associazione. 3 volte all'anno Mirei manda un po' un racconto di come sta andando, una breve, anche per non essere ossessivi ognuno di noi, soprattutto chi come voi è giovani impegnati, avrà 50 realtà che chiedono aiuto, cioè, quindi anche per essere discreti, però per poter sapere cosa succede, lei manda ogni 3, o lei o Padre Maurizio, diciamo 3 volte all'anno un aggiornamento su quello che succede. Poi abbiamo un IBAN che io a quelli che si iscrivono alla lettera mando, quindi chi vuole fare un versamento, dei versamenti, o magari dei gruppi che dicono: mi prendo a cuore una cosa, per loro non è tanto importante le grandi cifre, ma la continuità. Magari un gruppo di amici, ieri proponevamo per esempio un gruppo di amici che sostiene un'iniziativa fatta con le famiglie di quelli che loro stanno seguendo per toglierli dalla strada e aiutarli a diventare famiglie, comunque un'attività che a loro costa 2.500 euro all'anno, comunque 2.500 euro all'anno non è che sono una cifra enorme, magari 2 gruppi di amici possono dire: io la sostengo per 2 anni, per te non lo so. Quindi un'associazione con la cosa più semplice, una onlus, tutti quelli che vogliono essere informati sulle attività, le iniziative che prendiamo, vi mandiamo con molta discrezione un'informazione, potete usare l'associazione per qualsiasi tipo di versamento, purché sia tracciabile, perché naturalmente il
nostro scrupolo, ma anche nei loro confronti, che sia tutto molto trasparente, visibile. Sapete che giustamente anche le leggi oggi sono molto severe, per essere chiare, quindi chi vuole fare delle donazioni per favore le faccia con un versamento bancario, non dando soldi qua e là, ma col versamento bancario al Liban. E c'è bisogno di tutto, quindi è anche la cosa piccola che magari, vi faccio un esempio, un mio amico di Torino che gestisce dei locali ha inserito nel suo menù un piatto che si chiama Ka Edimar Cameron, un piatto secondo una ricetta del Cameron, tutti quelli che lo scelgono, 2 euro di quell'acquisto vanno a favore loro, ma che sono grandi cifre a fine dell'anno, ma è una cosa continuativa. Oppure un gruppo che abbiamo incontrato 3 giorni fa, c'è uno che fa per lavoro consulente in aziende alimentari, va, gli regalano i formaggi e lui tra tutti i suoi gruppi di amici vende il formaggio che gli regalano e ricavato lo gira al centro, no? Cioè, vuol dire mille modalità. Però è solo per dire che è anche una cosa molto concreta, il bisogno è grande, ma soprattutto è grande perché è continuo, nel senso che per sua natura una struttura di questo tipo non ha un cliente che paga. Quello che noi stiamo cercando di fare da quando Mireille ha assunto la responsabilità anche amministrativa è di inserire il centro anche in possibilità di progetti complessi e di cooperazione internazionale. Stamattina abbiamo avuto un bel incontro che è nato, come sempre, da padre Maurizio, che aveva iniziato il rapporto con l'ANSI, eccetera. Quindi solo per dire, c'è anche un lavoro per cercare di creare anche strutture più grandi o progetti più ampli, però sempre su una situazione che oggi è di bisogno, domani sarà di bisogno e fra un anno sarà di bisogno, questo è chiaro. Quello che loro affrontano è un bisogno estremo e noi cerchiamo di dare una mano per come possiamo, anche così concretamente. Chi vuole può dare l'indirizzo mail e noi vi inseriamo nel nostro indirizzario e avete un'informazione permanente delle attività e delle possibilità. Bene, ringrazio nuovamente sia Mireille sia Alberto per le preziose esperienze, per le preziose perle, mi viene a dire, che ci hanno regalato entrambi. Mi permetto prima di salutarvi di ricordarvi brevemente tutti i prossimi appuntamenti. Domani 6 settembre incontreremo Valerio Capasa, che è un insegnante critico letterario, ci guiderà con chitarra e voce in un percorso attraverso i testi di cantautori italiani. Nello spettacolo Apriti cuore, l'uomo canta il bello e il vero. Sabato 7 settembre vi aspettiamo invece alle 19.30 qui in oratorio per la festa popolare del meeting, con buffet e musica dal vivo. Infine il 10 settembre, alla conferenza intitolata Ti racconto l'uomo, i valori cristiani nascosti nel fantasy, avremo con noi Silvana De Mari, che è medico e scrittrice, che ci illustrerà i grandi valori umani e cristiani di cui è intriso questo genere letterario. Vi ricordo infine che all'uscita ci sarà la possibilità di lasciare un'offerta, ed è con piacere che vi ricordo che tutte le offerte che verranno raccolte stasera saranno devolute proprio all'opera educativa del centro Edimar con i ragazzi di strada di Yaoundé. E ringrazio tutti voi per la vostra presenza e ci diamo appuntamento appunto a domani sera. Grazie. Grazie. Grazie.